la letteratura, possiamo dire così, è una metafora. Cioè noi parliamo di una cosa e ne vogliamo dire un'altra. Come faccio a non parlare di me, far parlare il personaggio, se sono io? Secondo me si tratta quell'io come un personaggio, staccandosi un po'. Volevo raccontare questo borgo di montagna nel 1955, cioè quando, prima che tutta la modernità venisse avanti. Ho immaginato una situazione, un papà, una mamma, un figlio. Il figlio ha 13 anni e è il punto di vista di questa storia. Il papà parte, è febbraio, parte e va in Svizzera a lavorare come muratore. Chiaramente qui c'è tutta l'autobiografia della mia vita, della mia famiglia. Questa potrebbe essere, diciamo così, la storia dei miei nonni, okay? Mentre il tredicenne che parla potrebbe essere mio padre. Okay? Mi sono immaginato questa storia qua. Ho fatto prima un lavoro con i miei familiari, con le persone del posto. Siccome io sono nato in Val Turcana, in questo posto contadino, in questo ambiente, ho avuto accesso a queste pratiche con le bestie, con la natura, queste cose qua, lo so. Però nel 55 era un po' prima che io nascessi, quindi ho chiesto appunto alla mano, e queste persone, siccome ho pubblicato qualcosa, con piacere mi hanno raccontato la loro storia. Oppure chiedevo: ma ascolta, ma il frumento veniva a 800 metri? Sì. E l'orzo? E poi veniva anche l'orzo. Allora tutte queste cose, no? Molto tecniche, molto specifiche, quella che sarebbe la costruzione, diciamo, del contenuto, no? L'ho formato. E poi ho cominciato a scrivere questa storia. La storia comincia e ho avuto quella cosa bella quando uno prova a scrivere una storia. Volevo scrivere questo, quindi era solo un desiderio, raccontare questo mondo. Poi mi è venuto in mente la prima scena. Io ragiono anche un po' a scene, no? Per un po' di struttura. E mi sono immaginato, per far capire com'era diverso anche l'essere ragazzini in quei tempi, la durezza dell'educazione, la rigidità, questo rapporto, questa cosa così diversa da oggi. Il rapporto con i nostri figli è completamente diverso da quello che c'era 50 anni fa, 60 anni fa. E quindi, ma come la fai a raccontare questa cosa qua? Io ho avuto, come dire, ho visto il papà che deve partire, sta mettendo le ultime cose nella valigia. E ho visto proprio queste cose. Ma cose che mi raccontava mia mamma, mi diceva: pensate che quando tuo nonno partì, cioè suo papà, mi dentro 24 uova sole. Eppure io vedere, diciamo, mi sono immaginato, mentre lui metteva queste uova, allora mi sono immaginato che le mettesse in posti un po' lontani, tra i calzini, tra le robe, e un po' alla volta mi è venuta la storia. Perché subito ho immaginato che il ragazzino si alzasse al mattino, scendesse, e sua madre, che è il cuore della storia, il rapporto difficile con questa madre severissima, austera e malata, e gli dice: perché ti sei alzato? Con il tono anche, no, duro, di perché, diciamo così, c'è anche un'impossibilità, una difficoltà nella comunicazione dei sentimenti, nello stare, non erano abituati, non lo facevano, facciamo fatica a farlo loro, però non esisteva nessun tipo di affettività così sulla parola. C'era l'affettività in altri modi, ma la parola non era portatrice di affetto, di amore. E quindi, pian piano, questa storia è venuta. Questo è il capitolo 5, siamo nel 1955, il padre di Toning è già partito, il romanzo dura da febbraio a novembre e Toning rimane in questo borgo con la mamma, molto severa. Era a tavola che suo padre raccontava della Svizzera. Il palazzo che stavano costruendo dall'anno prima aveva le fondamenta 5 metri sotto il livello del lago e c'erano le pompe che svuotavano di continuo l'acqua che entrava nelle fondamenta. Suo padre aveva raccontato che se si fosse bloccata la pompa avrebbe fatto la fine dei topi di fogna. Poi suo padre continuava raccontando degli orologi Tissot e dei Würsten, della birra e dei protestanti, che erano un'altra razza di cristiani e avevano una chiesa tutta loro e non credevano nella Madonna. Ora suo padre era in viaggio e immaginarselo in cantiere, che poteva fare la fine del topo di fogna, era impressionante. Toning lo sapeva. Quando in cantina catturavano una pantegana nella gabbia molla, toccava a lui annegarla nel secchio. Avrebbe preferito ammazzarla con un bastone o tagliarle la testa con una roncola, ma non si poteva aprire la porticina, altrimenti la bestia sarebbe fuggita, avrebbe mangiato la loro roba, portato migliaia di altre pantegane e le malattie mortali. Le malattie erano da qualche parte, nascoste, forse all'inferno, e non facevano niente se qualcuno o qualcosa non le portava in mezzo alla gente delle rive.
Anche qualche persona a volte portava le malattie, o i pidocchi, o la rogna, ma le pantegane lo facevano sempre. Per questo bisognava ammazzarle tutte e Tony doveva fare il proprio dovere. Una cosa però non l'aveva mai fatta. Annegare la pantegana per finta, farla soffrire per niente come avevano fatto Ilario e Gino un giorno d'estate. Quella volta, ai due fratelli, la pantegana era durata un pomeriggio intero. La immergevano nell'acqua della fontana e poi la toglievano. La bestia soffiava e zampettava sulla rete arrugginita e sbatteva la coda, che sembrava un orbettino calpestato. La pantegana bagnata era nera e sembrava più piccola e meno cattiva. Allora Ilario e Gino la osservavano di sopra e di sotto e perfino negli occhi. La punzecchiavano con il bastone chiodato di Ilario e le urlavano: «Parla! Dove sono le altre?» Era un interrogatorio come quello dei tedeschi durante la guerra. I due fratelli sapevano bene come fare. Lasciavano riposare la prigioniera per 5 minuti e poi dentro, di nuovo, nell'acqua. Alla fine era morta del tutto e i due erano un po' delusi. Non avevano fatto in tempo a pensare a qualcos'altro che era arrivato il vecchio Guigetto e li aveva rincorsi con il bastone perché avevano annegato la pantegana nella fontana dove tutti abbeveravano le vacche. «Mannati! Dovevate almeno prendere un secchio!» aveva gridato il vecchio agitando il bastone in aria. Malnati era la peggiore cosa che si potesse dire a una persona. Era proprio quello che Tonin pensava di Ilario e Gino e un po' di se stesso. Se avesse avuto almeno un fratello, avrebbe potuto parlare con lui dei lavori da fare, di Emi e anche di come rubare il bastone chiodato di quel gran bastardo di Ilario. Avrebbe potuto chiedere a suo fratello se anche lui certe volte sentiva qualcosa nella pancia, come paura, che si poteva guarire solo facendo muovere le braccia e le gambe, sudando o pensando che 9 mesi non possono durare per sempre. Sua madre, che sapeva tutte le cose che bisognava fare, quelle utili e quelle che erano di dovere, non era riuscita nemmeno a dargli un fratello. Tonin pensò che questo, un giorno, glielo avrebbe detto in faccia. Grazie.